Lino Banfi e due valletti suoi, i nipotini. Lino Banfi. Grazie. Allora, come stanno? Come stai? Bene. Nonno Libero si comporta bene? Sì. Ma è vero che adesso è arrivato il medico in famiglia? Sì. Ti piace? Sì, molto. Ti sei affezionata a lui, di la verità. Sì. Che cosa ha di buono lui? Ah, tutto. Tutto che cosa? Dimmi. Vediamo. Allora, vediamo. Boh. Ah, beh. Lo sai che non lo so? Tutto è gentile, ti fa delle carezze, ti racconta delle favole. Il piumento le piace. Sì. Sì, se lo cucca sempre, se lo accarezza. Sì. Abbiamo detto prima, voglio conoscere i personaggi importanti della RAI. Ho detto, chi vuoi conoscere? I capi. Li ho portato subito dal presidente, dal direttore generale, il direttore di Rai 1, ha voluto conoscere i vertici. Perché già vuole prepararsi all'avvenire. Poi ti voleva fare una domanda, perché sa che tu sei più anziano di me, quindi se la fa. Ecco, appunto. Ma mio fratello, quando era piccolo, aveva la TV a colori o la TV a bianco e nero? Perché lui ha riso e non ha detto niente. Vabbè, c'era la TV a colori tu. Certo. Lei non lo sapeva, per questo non lo sapeva. Non ha detto niente, stava là, rideva. Ma perché non vuol parlare? C'ha l'apparecchio pure. Cerco di non parlare. Allora, ragazzi, io vi saluto. Vabbè, riprendiamo comunque il medico in famiglia fra qualche mese. Intanto, adesso il 1 febbraio esce questa fiction che ho fatto io su Rai 1 in 2 puntate, che si chiama Raccontami una storia, parla dei bambini, parla delle adozioni, quindi è un argomento abbastanza attuale, molto bello, molto scottante, molto forte come argomento. Si parla molto di adozione, adozioni difficili, e questo è un bel film, veramente con la regia di Riccardo Donna. So che molti l'hanno visto, molti dirigenti hanno detto che è molto bello. Io, allora, in bocca al lupo. Io fra un po' dimagrisco e poi faccio il medico in famiglia, va bene? Va bene, tanto ciao. Da dove te ne vai? Ah, non me ne vado. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Dunque, guarda, appoggi i fogli qua, eh? Sì, poggio. Allora, io penso che Lino Banfi abbia attraversato 5 momenti nella sua vita. Io ti conosco perché ci conosciamo. Da quanti anni ci conosciamo? 36 anni. 36. Allora, stavo facendo il conto oggi. Tu hai cominciato innanzitutto con il teatro. Sì. Dava spettacolo, era bella palestra. 13 anni dava spettacolo. Poi sei passato, diciamo, al cinema. Cinema popolare, di quelli un po', culturale, socioculturale, perché ho cominciato una serie didattica facendo il bidello, ho finito a fare il preside. La liceale fa questo, la professoressa fa quello. Poi, dai. Una bella carriera. Poi sei passato alla televisione, al varietà televisivo. Sì. Poi la fiction, che ha scoperto in te quella zona drammatica che non avevi mai provato a che esercitare. Non sapevamo di avere, cioè io lo sapevo, ma molti dirigenti, giustamente non sapendo, dicevano ma no, ma perché, ma Banfi, molti produttori cinematografici per esempio facevano, ma lui deve dare la bocciata al muro, deve dire porca puttana, capite? E lì funzionava, qualcuno diceva beh, ma proviamo, facciamogli fare un ruolo drammatico, no, poi invece è stata una bella sorpresa per tutti quando ti riscoprono, certo. Diceva il grande Fiorenzo Fiorentini, a me mi riscoprono ogni tanto, mi coprono, mi riscoprono e ho sempre a bronchite, diceva Fiorenzo. Ogni tanto ti scoprono che non si aspettano una cosa che tu sai fare, però ti fa piacere perché poi quando senti dire da Lino non me l'aspettavo, ecco, vedendo il presidente Bernabei, con lui ho fatto il primo film, la prima fiction, diciamo, di Metamorfosi Banfiota, Nuda Proprietà, con Annie Girardot. Bel film, peraltro. Bel film. Sì, e poi quindi adesso fai lo scrittore, fai lo scrittore. Biografo di te stesso. Questo libro e c'è un motivo specifico. Io sono ambasciatore UNICEF, sono stato in Eritrea in missione. Ho visto quel giorno che pioveva tantissimo e i bambini, invece di coprirsi loro con questa specie di impermeabilino, si coprivano il braccio. Mi meravigliai e chiesi il perché. Mi dissero coprono il loro quaderno, perché se si bagna poi non possono più averlo. E questa cosa mi rimase impressa e ho detto che devo costruire 5 scuole in Eritrea e per farlo dovrei vendere 300.000 copie di questo libro, diventa un'ardua, però tentiamo, non si sa mai nella vita. D'altronde è anche divertente, è anche simpatico, passa. Vedi, queste serate noi abbiamo avuto la fortuna stasera, carissimo Lino, Carolino, che ti piace, mi chiama Carolino,
di avere un pubblico, sì, di autorità della televisione, di colleghi, eccetera, però tutti ben disposti, allegri, cioè con animo lieto nel lieto, partecipare. Sì. Io adesso voglio portarti un po' indietro agli inizi della tua attività, insomma, quando ci divertivamo facendo delle cose. Perché tu vedi, sì, va bene, reciti, fai, ma non prima, ti scusa se ti interrompo, l'augurio che ti ha fatto Fiorello è bello, perché io mi sono informato, io sono amico di molte persone che prevedono il futuro, hanno detto che tu camperai fino a 108 anni. Davvero? 108, mi hanno dato proprio e il perché? Tempo. Per... Non so, ho fatto un conto rapido, io noi da quanti anni ci conosciamo? Abbiamo detto 36. Quando ci fu il giorno del debutto della Rai, hai detto del 54, quindi noi avevamo 18 anni, 18 lui 18 anni. Perché siamo dello stesso anno, quindi 18 e 18, 36, da 36 anni ci conosciamo, siamo del 1936, quindi 3 volte 36 fa 108. Allora è fatta. Fatto. Vabbè. Tu camperai 108 anni. Ma vedi Lino... Per campare... C'è un motivo perché abbiamo detto questo. Per campare tanto bisogna che lo spirito si eserciti. Tu capisci, devi leggere, devi interpretare, devi capire dove va l'umanità. Chiariamo un attimo, che è una cosa che mi tiene un patema d'animo incredibile. Pippo ama molto fare la spalla ai comici. Io ho perso un po' la pratica perché dovrei riappropriarmi del linguaggio mio. Pippo Beudo. Ciao ragazzi, porca puttana, pezzolo, c'è il capocollo, ti metti il destino l'altra collo. È che ora sono attore drammatico, non so parlare più pugliese. Certo, posso tendere, ma non è che... Però. Non si diverte a fare la spalla alle vecchie cose che... Però io ti dico una cosa seria. Proviamo. E tu, se non studi, se non ti attrezzi culturalmente, sì, se non pensi filosoficamente... Tu non fai strada. Io ce la metto tu. Allora, tu per esempio conosci la teoria della metempsicosi? Sì, detta così a bruciapelo. Sì, che cos'è la metempsicosi? Beh, ultimamente so che c'è stato questo simposio di grandi dermatologi e tricologi che hanno studiato... Ah, metempsicosi. Vedendo. Ma quale metempsicosi? Questa frizione. Ma quale frizione? Questa cosa. La metempsicosi è quando un'anima si... trasmigra un'altra anima dell'anima. Capito? E poi con questo che vuoi dire? È perché se tu pensi a questo, campi meglio. Ma vabbè, pensiamo a questo. Ammettiamo che tu muoia. Ecco, e perché ho questo esempio così curioso a quest'ora? Perché non può poi succedere. Di sera tu che uno lasci diretta questo, non può noi neanche. Andiamo insieme a prenderci un caffè. Andiamo dove? A Villa Borghese. Va bene. Siamo seduti fuori, passa una macchina. Vede noi due, schiva me, prende te, boh. Chissà perché poi schiva te e prende me. Perché? C'è un così, motivo. Il caso. Perché sono più grasso forse, più grasso. E allora un pezzo di qua, un pezzo di là, un po' di banfi di qua, di là. Capisci? Io che sono lì mi dispero, dico mamma mia, almeno Carolino, questo c'è. Carolino, che mamma mia, che fine ha fatto? Dico, c'è qualche speranza? Dice, perché abbiamo l'equipe dei medici. Arriva. Allora, l'equipe medici. Arriva. Chi sono questi? L'ambulanza. Ah, così male fa. Dice, c'è Banfi in queste condizioni, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Niente, pigliatelo così, com'è? Alla meglio, tanto è grasso, che ce ne frega noi. Certo. Buttiamolo. Ti mette così e ti portano direttamente al cimitero. Al cimitero. Cimitero dice, non c'è tomba. Scegliamo noi. E fanno una fossa così. Alla meglio. Come i cheri proprio, come ti coprono così alla bene meglio. Poi tu ovviamente, il tuo corpo si decompone. Giustamente. E nasce un'erbetta. Un'erbetta. Capisci? Da quelle parti passa una mucca. Sì. La mucca è attratta dall'erbetta. Dall'erbetta. E mangia. Vedi che è contento così. Pippo Baudo, che ha fatto 7.000 trasmissioni, è contento di questa stronzetta. E deve fare la stronzetta con lui a 67 anni. Però mi dice, è divertente. Hai capito? Caro Bianco, vedi che... Hai capito? Anche queste sono la mucca forti. Viene. La mucca viene e mangia. Mangia. Poi digerisce un po', dopo un po'. Gli umori di quest'erba, io sono un umorista da vivo, certo, quindi c'ha gli umori. L'erba. Dopo un po', la mucca. Ma basta, non continuare a farne tanta. Deposita. Io che sarei io quello. Certo. Io passo di là, guardo, ti penso. Mi pensi, lì dice c'è la bellezza dell'amico che si conosce appunto. E dico, Lino, come sei cambiato. E questa è la questa è. Vabbè.
Io l'ho afferrata questa. L'hai capita? Cosa, l'ho assorbita bene. Ah, vediamo un po'. E tu puoi vedere se io l'ho capita. Se funziona. E quindi finalmente io la posso fare su di te. Pensa falla quanta gente sognava di farti fare una mossa in un modo. Falla su Ah, già adesso che io la dico, se sta sentendo qualcuno da Sanremo, dico, era ora. Vabbè, allora diciamo che noi stiamo a prendere un caffè, un tè, sì, al Muro Torto a Roma. Mi piace il Muro Torto. Perché al Muro Torto? Non te ne frega niente, non mi fare domande adesso, io vado perché avanti al codo mio. Ognuno fa la sua metempsicosa, allora, la trasmigrazione delle anime, al Muro Torto. Mi piace, stiamo in un bar, passa una macchina, dice, ah, quello è Pippo Baudo, prendi per il centro, prendi per il centro. Scansa Banfi, che quello è simpatico Banfi, quello bababou. Un colpo secco, non ti dico i pezzi dei capelli, una scarpa va a finire in faccia a un automobilista, tu c'hai 48, figlio mio, quello muore automobilista sul colpo, muore prima lui. Io, Madonna, benedetto, Pippo Baudo, chiamate l'equipe, chiamate l'equipe. Arriva Maurizio Vandelli. Che c'è da dire? Importante a quattro. Mi piace così a me, io la devo condurre a modo mio. Arrivano lì e fanno, ah, mannaggia la miseria, seduti in quel caffè, stavano a bere un tè, sì, per dire. Per caso, passano i neri, per caso. I neri per caso fanno Pippo è morto, Pippo è morto, al Muro Torto, al Muro Torto, eccetera, eccetera. Io dico, portiamo all'ospedale, non c'è più niente da fare, è morto, al cimitero. Alla cassa ci vuole una bara grande, questa è 2,5 metri, perché da morti si diventa più rigidi. E allora dice, dove la troviamo? Ci vuole un barone, non una bara, un barone barese. Che va a passare, dice, vabbè, tanto che sei di Militello, che ce ne frega, lo mettiamo nel barone barese. Cimitero, posto in piedi, perché non c'è spazio. Oh, in piedi? Momentaneamente, in attesa di trovare qualche altra cosa, no? Poi alla fine ti sotterrano la meglio, e nasce questa gramigna catanese di Militello. Oh, gramigna, scusa, tu sei più fetente di me, mi hai fatto fare una brutta morte. Nasce questa gramigna catanese, la meglio, passa una mucca francese, Jolie Bébé. Perché francese? Mi piace, a me mi piacciono le mucche francesi, che vuoi da me? Oh, monsieur Baudot, monsieur Baudot, che dolore, aujourd'hui j'ai un dolore allo stomaco, je me mangio Pippo Baudot, le chevaux no, le chevaux no, le chevaux i capelli di schifo, no, capito? Si mangia tutta la carne, si mangia la carne, fa, ah, dopo. Ella, e che? E tu sei 3 metri, figlio mio, dai il tempo, no? Allora, io passo di là, ti riconosco e dico, Pippo. Uguale, uguale, uguale. Non sei cambiato per niente. Sei contento? Abbiamo. Meno male che a quest'ora di notte, perché se la facevamo alle 9:30 di stasera, io mi perdevo tutto il pubblico del medico in famiglia. A mezzanotte e mezza. Meno male. Lino Banfi. Grazie. Ciao. Facciamo un'incursione in pubblicità e poi facciamo l'ultima mezz'ora di spettacolo. Grazie.